Durante la prima conferenza stampa del congresso internazionale dell'EU, la edizione 2017, sono stati affrontati vari argomenti, tra cui molto interessante una parte diagnostica che riguarda la sclerodermia, un preciso test che potrebbe dare una diagnosi precoce in questi pazienti. Ne abbiamo parlato insieme al dottor Gianluca Moroncini, che ha presentato lo studio, quindi i risultati di questa parte di studio che sono stati effettuati presso l'Università delle Marche, dove lavora il dottor Moroncini. Allora, dottore, innanzitutto cerchiamo di capire per quali pazienti sarebbe indirizzato questo test. Questo test è indirizzato fondamentalmente a tutti i pazienti affetti da sclerodermia, da quelli con la diagnosi più precoce fino a quelli con una diagnosi già fatta da alcuni anni, perché il test ha la capacità non tanto di dire se un paziente è sclerodermico oppure no, in parte anche questo è il valore del test, ma quello che sembra di vedere dai dati preliminari che abbiamo raccolto sulla nostra casistica, il test sembra in grado di identificare all'interno del gruppo dei pazienti affetti da sclerodermia quelli caratterizzati da una malattia più attiva, più evolutiva, una malattia che andrà incontro a progressione nei mesi e anni successivi. Qual è il valore aggiunto che potrebbe dare inserendolo in una pratica clinica, anche se ancora siamo un pochino lontani da questo inserimento? Siamo ancora lontani dall'inserimento e dobbiamo chiaramente validare questo saggio su numeri più ampi di pazienti, ma se questo test, come noi crediamo, funzionasse, questo test darebbe un enorme valore aggiunto nella pratica clinica dei nostri pazienti, perché noi potremmo identificare i pazienti con malattia più attiva, più aggressiva, quindi potremmo selezionare i pazienti suscettibili di buona risposta a un trattamento immunologico. Immunosoppressivo, potremmo cambiare il follow up dei pazienti lasciando un follow up più leggero, più distanziato nel tempo ai pazienti con malattia meno attiva, invece seguire più in maniera più attenta, più intensiva i pazienti appunto caratterizzati dalla positività di questo test per autoanticorpi patogeni. Ecco, ci può dare qualche dettaglio in più sul test, su come viene eseguito? Il test attualmente è un test su fase solida, quindi è un test in teoria facilmente seguibile in un laboratorio. Abbiamo praticamente delle mini card sulla superficie delle quali abbiamo riprodotto il frammento di un recettore cellulare che si chiama recettore del PDGF, che è legato fondamentalmente alla fibrosi, alla malattia attiva, in quanto esso viene riconosciuto da particolari anticorpi che stimolano la deposizione del collageno e quindi la fibrosi. Quindi fondamentalmente si tratta di riprodurre un frammentino di recettore su questa superficie in fase solida e poi studiare i sieri dei pazienti, fondamentalmente un test su sangue, quindi tutto sommato anche facilmente eseguibile, ma in questo momento ancora gravato dagli alti costi appunto legati alla sintesi di questa particolare proteina, di questo particolare epitopo del recettore del PDGF. Ecco, prospettive future, lasciamoci con un messaggio positivo. Noi pensiamo che questo test possa veramente cambiare la pratica dei pazienti, quindi ci possa permettere, come dicevo un attimo fa, di riclassificare i pazienti al di là di quella che è la normale classificazione attuale. Quindi al di là del fatto di classificare le sclerodermie limitate o diffuse, questo test dovrebbe permettere appunto di riclassificarle in attive e non attive, progressive e non progressive, e se riusciremo poi a sperimentarlo nella corte very early, la corte VEDOS europea, potremmo anche capire se questo tipo di test riesce a identificare pazienti positivi nelle fasi più precoci della malattia. Questo ancora non lo sappiamo, però se vogliamo essere ottimisti pensiamo che funzionerà anche su ampie corti di pazienti, e quindi a quel punto potrebbe essere veramente il biomarker che adesso manca, potrebbe essere appunto il saggio su sangue che in questo momento manca in tutti i criteri di attività della malattia. Tra l'altro neanche invasivo per il paziente, perché viene fatto direttamente sullo striscio di sangue. Assolutamente sì, non uno striscio di sangue esattamente, ma un campione di sangue che poi viene processato affinché sia siero, e poi praticamente una normale reazione enzimatica, come quando si dosano per esempio gli anticorpi antinucleo in altre malattie, inclusa la sclerodermia, o altri tipi di anticorpi utili nella diagnostica delle malattie autoimmuni.